Coppa America. Ecco il tabellone dei quarti di finale. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, al mio fianco, come sempre, Stefano Nava. Una partita per decidere chi potrà arrivare in semifinale. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Squadre a caccia dei tre punti. Sono rimasti in otto, Pier, si alza l'asticella. Aumenta il livello della competizione, partita che non ammette repliche. Da interpretare in maniera intelligente, senza rischiare inutilmente, ma cercando il momento buono per colpire. Queste le scelte del CT del Perù per il match di oggi. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pier. È così, deve averla preparata. Il calcio è sembrato uno dei pochi settori a non aver risentito troppo della recente crisi economica. Ovviamente anche qui ci sono le eccezioni, ma gli stadi generalmente hanno fatto registrare il tutto esaurito anche in tempi difficili della serie. Toglietevi tutto, ma non il calcio. Credo che dietro ci sia un discorso legato alla passione dei tifosi per questo sport che va al di là del puro aspetto economico, pur importante si intende. C'è gente disposta a rinunciare a tutto per seguire la propria squadra. C'è il recupero del pallone. Occhio a Neymar. Roberto Firmino. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Taglia centralmente. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Ha interrotto l'azione avversaria con questo intervento che l'arbitro ha giudicato dunque irregolare. Giusto l'intervento dell'arbitro, è entrato in ritardo senza particolare cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Rimasto immobile fino all'ultimo istante, disorientando l'avversario. Questa è una grande parata. Grande riflesso del portiere che riesce a intercettare il penalty. Il rigore è sempre una guerra di nervi. Questa volta il portiere ha vinto la battaglia. Non è mai facile parare un rigore e lui ci è riuscito. Ci vogliono abilità, riflessi e anche quel pizzico di fortuna per parare un rigore. E lui ha dimostrato di avere tutte queste cose. Il corner di Neymar in mezzo, ha provato la girata di testa, conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato, andrà meglio la prossima volta. Ottima visione di gioco qui. Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Si stava involando verso la porta, ma non aveva fatto i conti con l'occhio di falco dell'assistente, eh? Bravo qui nel valutare oltre l'ultimo difensore la sua posizione. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Bravo qui a smarcarsi. Lo vede. Advincula. Rui Diaz.
Conclusione Murata. Calcio d'angolo, vediamo se riusciranno a sfruttarlo per mettere la freccia e passare a condurre. Esultano i tifosi, quasi come un gol. Sanno che non sarà facile oggi. Farfan. Tocco verticale interessante. Azione che si chiude in un nulla di fatto. Si giocano l'accesso alle semifinali oggi. Nessuna delle due squadre ovviamente vorrà scoprirsi e concedere vantaggi. Mi sembra che il risultato di parità rispecchi fin qui l'andamento del match. Sì, sono d'accordo, Pierre. Ora però dovranno fare qualcosa di più se vogliono portare a casa la qualificazione. Primo possesso della ripresa per il Brasile. Neymar. Guarda il movimento in area. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, Roberto Firmino. È in buona posizione. Muovono bene il pallone. Gran palla. Palla sul palo. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo, Pierre, era solo questione di tempo. Stanno già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Non è riuscito il doppio miracolo al portiere, bravo a respingere la conclusione precedente ma sfortunato sulla ribattuta. L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Prova ad attaccare il Brasile lungo l'out. Occhio a Neymar. Arthur. L'arbitro lascia giocare. Occasione d'oro. Super. Qui il portiere con i suoi riflessi. Parata da applausi. Ha evitato il gol con uno scatto felino. Mamma mia. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuto. Una grande interpretazione. Protegge il pallone con il corpo. Firmino. Casemiro. Traversone sul primo palo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Hanno segnato. Un gol che prende i loro sforzi. Hanno pressato bene recuperando palla. Perfetto il cross, perfetta la scelta di tempo. Ha dovuto solo metterci la testa. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. L'allenatore brasiliano sceglie di cambiare qualcosa. Il giocatore a uscire è Paulinho, sostituito da Coutinho. Completamente rigenerato dalla sua esperienza a Liverpool, è diventato uno dei numeri 10 più forti al mondo. All'immenso talento ha saputo aggiungere quella continuità che spesso lo aveva tradito in gioventù. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Firmino. Coutinho, che gol, splendida rete. Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Portiere che non ha potuto nulla sulla ribattuta. Era stato bravo a intervenire sulla conclusione precedente, ma alla fine si è dovuto arrendere. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Zona cross. Non si rialza per il momento, ovviamente speriamo che non si tratti di nulla di grave.
Matteo, quanto c'è ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. 60 secondi al 90esimo, Pieru. Eccolo il fischio dell'arbitro, 3-0 il risultato finale. Vincono dunque, passano il turno e adesso sono alle semifinali. E la Coppa adesso comincia ad avvicinarsi. Vorrei un giudizio da Stefano Nava sulla partita di Neymar. Può essere soddisfatto della sua prestazione e del risultato finale. I gol alla fine potevano essere due, ma i legni della porta gli hanno negato la gioia della doppietta personale. Andiamo a vedere insieme i dati della partita. Ecco il possesso palla delle squadre. I tiri totali verso la porta. I falli commessi. E infine le valutazioni dei giocatori. Risultati delle partite. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Queste sono le principali notizie della giornata. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi.